Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Questo è il secondo video su Death Stranding, dove non trarremo ancora le conclusioni, tuttavia andremo a vedere quello che è uno dei primi viaggi del gioco, uno dei primi viaggi che ci mette all'interno delle meccaniche, uno dei primi viaggi dove avremo comunque un carico considerevole. Ora, finalmente abbiamo sei casse di metalli rari da consegnare e possiamo finalmente vedere la mappa. Noi eravamo partiti da qui quando abbiamo cominciato. Se, no, scusate, eravamo partiti, sì, mi pare da qui. Eravamo scesi, insomma, avevamo fatto un primo viaggio, insomma, in realtà poi la primissima parte in questa zona qua. Comunque, l'obiettivo, diciamo, di questo gioco, non voglio spoilerarvi troppo, però dobbiamo riconnettere la Città d'America e per farlo da qui, da Capital Knot City, dovremmo riuscire a collegare quest'altra città che è Knotport City. E per farlo dobbiamo da qui andare a connettere altri due centri nascosti che sono qui e qui. Qui c'è una centrale elettrica, una centrale eolica e qua c'è un centro logistico. Quindi quello che dovremmo fare ora è andare in questi due, consegnare delle merci e connettere queste persone, perché all'interno dell'America comunque dovremo usare una chiave che ci è stata data per immettere nella rete globale tutte le città in modo da poter comunicare tutte tra loro. E mentre noi facciamo questo, dovremo anche trasportare delle merci che queste città chiedono, in modo che così poi accetteranno di unirsi alla rete per rimettere in piedi l'America. Questo è lo scopo del gioco. Mi trovo qui nel nulla perché da qua io avevo due missioni, in realtà le ho accettate entrambe. Scusate, sono partito, adesso non mi ricordo più. Sono partito da qui e dovevo andare qua. Però c'è un'altra missione che fa parte ancora del tutorial che mi portava qui a installare la prima cabina, diciamo, postale. Infatti è qua. Una volta che voi nel gioco arrivate in un punto come esempio io qui e connettete questa zona, da quel momento tutte, o comunque sceglierà il gioco quali, strutture lasciate dai giocatori le potrete vedere anche voi. Quando io sbloccherò questo vedrò tutte le strutture intorno a questa zona qua. Quindi è possibile che se voi giocate e arrivate qui potreste trovare la struttura postale di Indie Gameplay Ita. Qua potete inviare merci ad altra gente, quindi donarla, c'è anche un obiettivo, e quindi qualcuno che arriva qui la può prendere gratuitamente da voi, oppure se trovate qualche carico che qualche giocatore ha abbandonato e non avete intenzione di portarlo a destinazione, perché magari la destinazione non è sulla vostra rotta o non avete tempo, non avete voglia, lo mettete qui e qualche altro giocatore potrà recuperarlo e portarlo al posto vostro in modo da aiutarsi tutti e portare a compimento, diciamo, quest'opera globale di riconnessione dell'America. Ora andremo a pianificare e eliminiamo ogni indicatore, perché quello che faremo ora è andare a indicare un percorso per poter arrivare agilmente qui. Qua abbiamo due possibilità, o avanzare su questa costa o avanzare sull'altra. Io non so quello che ci troveremo contro adesso, però io pianificherei questa cosa. Vado a pianificare trascinando col tasto centrale del mouse, quindi la rotellina, pianifico questo percorso. Qua ovviamente non terrà conto di tutte i sassi, gli ostacoli piccoli, perlomeno le montagne le vediamo. Il gioco ci ha fornito e ci permette di craftare degli oggetti utili come le scale, come mi sfugge il termine, i chiodi da roccia, da scalata. Ok, siamo arrivati, credo. Sì, la zona è questa. E poi andiamo giù di qua. Perfetto. Ci mettiamo subito in viaggio. Vedete che ci viene indicato dove andare. I chiodi sono utili perché qua ci fosse una discesa impervia, metteremmo un chiodo tenendo premuto il tasto 1. Andiamo a posizionarli. Almeno credo siano qui. O le scale, insomma, possiamo mettere quello che vogliamo. No, 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 no. Annulla, annulla, annulla. Ok, ora. No, 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 non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, scusate. Ok, ora.
Mi tengo con entrambe le braccia e attraversiamo il fiume. Vedete che c'è una zona di resistenza. Potremmo anche non farcela, a dire la verità. Il non farcela, no, non ce la facciamo, non ce la facciamo. Sta finendo molto male, devo prendere i metalli. Muovi il braccio sinistro, mannaggia, siamo messi malissimo. Alzati, alzati, alzati. Abbiamo perso parte del carico. Quindi in quel caso dobbiamo andare a recuperarlo, tenendo l'equilibrio, recuperandolo e rimettendolo sulle spalle. Niente, direi che al momento non possiamo fare questa cosa perché l'ho fatta un po' più complicata di quella che era. Quindi qua il fiume è abbastanza impervio, dovrei pensare magari di attraversarlo lì dove è un pochino più agevole. Mi ha sorpreso molto questo gioco perché mi sono capitate delle cose che non mi erano mai capitate neanche giocandolo sulla PlayStation, come ad esempio il fatto di venire aggredito in modo abbastanza serio al primo scontro con l'entità e in pratica sono arrivato molto 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 ferito a destinazione e in pratica il mio protagonista ha perso praticamente un'unghia del piede. Aveva un piede talmente insanguinato che alla fine se l'è dovuta togliere. E stiamo andando proprio male oggi. Veramente non ce la facciamo. L'ho fatta veramente fuori dal vaso oggi. Ho lasciato là delle cose che altri giocatori, nel caso in cui non dovessi riuscire a recuperarle, le troverebbero loro. Ora, voglio recuperare un po' il vigore, magari bevendomi anche qualcosina. Bevo dalla borraccia, la Monster Energy, ovviamente sponsorizzata da chi sapete voi, la Monster Energy. Eccolo lì. E devo andare a recuperarlo. Mannaggia la pupazza. Dai, cazzabubolo, recupera. Muovi il braccio sinistro, muovi il braccio destro. Ci alzati. Dobbiamo andare a prenderlo. Quel carico lì l'abbiamo perso. Adesso aspetto che mi arrivi. È fondamentale avere pazienza nelle cose, quindi non buttarsi, non correre, non fare cose avventate. In basso a sinistra potete notare anche il livello delle scarpe. Io appese alla tuta ne ho altre, ne ho un altro paio, e in modo che se dovessero danneggiarsi mi farei male, inizierei a perdere vita e quindi monterei altre scarpe. Ho parecchi chili sulle spalle adesso, quindi spero di non aver abbandonato carico in giro, se no la missione non sarà valida. Sto camminando, poi premendo una volta velocemente CTRL possiamo camminare, ma io al momento mi tengo così. Dobbiamo fare attenzione alle entità, insomma, perché anche lì imparerete poi a distinguerle, perché quelle lì no, sono degli insetti. Mentre invece le vedrete proprio, vi avviserà anche il sensore legato alla vostra tuta, che ci sono delle entità cattive, insomma, da cui col tasto Alt possiamo oscurare la nostra presenza trattenendo il respiro. Il problema del trattenere il respiro è che se non ce ne accorgiamo e alla fine arriviamo alla barra del respiro al minimo, lui farà rumore, perché farà un grosso respiro che verrà sentito dall'entità. In questo momento non sta facendo un bruttissimo tempo, insomma, non mi pare neanche piova o piova troppo. Là è da dove siamo partiti, qua ho trovato qualcosa che non so cosa sia. Posso premendo 5 mettere mi piace a questa struttura, lo faccio per cortesia, anche se non so che cosa sia. In pratica è un cartello, voi potete mettere indicazioni anche agli altri, tipo attenzione, qua c'è una zona chirale in cui ci sono nemici, oppure attenzione, non passare da qui, oppure lasciate una scala, una corda per altri che arrivano, gli mettete il mi piace. Non serve a nulla, però ovviamente siamo in un'epoca in cui il mi piace sembra essere tutto, e quindi perché non lasciare un mi piace e far contento qualcuno? Col tasto Q, lo avevamo già visto la volta scorsa, anzi, tra l'altro questo è un cartello. Sì, possiamo metterne un tot che possiamo, ma questo mi sembra un cartello stupido. Col Q facciamo una scansione, dove viene indicato con rosso sono zone altamente a rischio, cioè in pratica se le prendiamo un po' funky c'è il rischio di cadere, quindi farci male. Là c'è qualcosa di distrutto, vedo qualcosa là in alto che non so cosa sia. Sulla mappa vediamo un po'. C'è una struttura, ma in realtà, attenzione, c'è un cartello con un teschio più avanti che ha lasciato un giocatore, lo vedete là?
Quindi bisogna fare attenzione. Vedete, io ora sto parlando, non vi sto facendo godere il viaggio perché comunque un minimo di intrattenimento va fatto. Però ve lo godete silenziosamente il gioco, con solo l'umore del respiro. Questa mia è nuova. Beccare da chi? Beccare da qualche PNG probabilmente. Ok. Perché quello che tiene comunque poi incollati a questo gioco, oltre a questo percorso in cui comunque con questo carico riesco comunque un minimo ancora a correre, è il fatto che ci verranno aggiunti sempre più gadget. Ah, ok, ci sono questi che cacciano i territori. Ok, bisogna fare attenzione anche a questi. Ok. Sì, adesso mi ricordo. Ripeto, questo non è il video sulle conclusioni, sul mio parere, diciamo, in un certo senso definitivo. Io vi ho detto le mie impressioni su quello che avevo già giocato, sulla versione PC così di primo impatto, e so che anche a qualcuno è stato utile perché se magari si è chiarito dei dubbi. Questo è un approfondimento che anticiperà, ma non so quando uscirà, il video, diciamo, delle conclusioni finali mie. Non è una recensione, nulla a che vedere con una recensione, perché io il mio modo di spiegare, di parlare è molto easy, molto amichevole. E quindi non mi ci vedo fare il recensore. L'unico gioco che ho mai recensito per una testata, diciamo, giornalistica è stato Subnautica. Glielo dovevo a quel gioco. Però diciamo che la mia è sempre la classica chiacchierata tra amici. Mi è capitato spesso di vendere anche ad amici e colleghi dei giochi senza volerlo, raccontandoli con molta enfasi. Sto cercando di trattenermi per questo gioco perché comunque è un enigma continuo. Guardate che bello. Quella lì è una zona che, vabbè, ok, non ha senso andare a esplorare, però sapere che là c'è qualcosa che sbrilluccica. Che cos'è? Guardiamo. Là in mezzo non lo sappiamo. Qua c'è il cartello qui, rifugio per la cronopioggia. Ah, qualcuno ha segnalato un rifugio per la cronopioggia. Perché ovviamente più restiamo esposti alla cronopioggia, più il carico si danneggia. Troveremo intorno dei rifugi, potremmo segnalarli, quindi mettere sul terreno dei cartelli che verranno poi diciamo, ci verremo ringraziati. Qua c'è questo che non so cosa sia. Vabbè, andiamo avanti. Stiamo riuscendo anche abbastanza a correre, nonostante le disavventure iniziali sul terreno. Oh, qua, questa zona qui che cos'è? Non entrerei qua perché ho paura che sia una zona di quelle. Non arrenderti. Ah, perché probabilmente qualcuno ha fatto una via disperata attraverso la montagna. Ok. Perché poi sulle montagne lì, tipo scalare quelle zone lì, troverete anche delle corde. Quindi qualcuno, qualche buon'anima che ha fatto il percorso prima di voi, vi lascia lì hanno un carico distrutto. Io vi dico onestamente, tutti i carichi che ho trovato mi portavano a Capital Knot City, cioè in sintesi, partendo da qua, dalla città, adesso mannaggia non riesco più a vederla, eccola qui, partendo da qua, tutti i carichi che trovavo in questa zona qui, io dovevo arrivare qua, tutti i carichi mi riportavano qui, quindi alla fine li ho lasciati nella mia destinazione, li ho lasciati diciamo in una sorta di armadietto condiviso in cui della gente che magari ha occasione di tornare su quel terreno lì, su quella città lì, li prendeva, li consegnava, insomma. Sì, vabbè, non arrenderti, va bene, lasciami i messaggi. Poi io sono convinto che alcuni messaggi siano veramente di giocatori, altri perlomeno all'inizio siano messaggi di un utente, diciamo, del gioco. Poi so che verso fine gioco ci sarà un'autostrada da costruire, quindi perché si viaggerà per territori molto ampi con dei mezzi e dovremo contribuire anche noi alla costruzione di un'autostrada. Attenzione perché mi sa che qua si mette molto male. Che ci sia qualche entità.
Vediamo un po'. Vediamo dove si gira questo affare. Abbiamo visite. Dove? Trattengo il fiato. Perché poi, mannaggia me, io non le vedo. Cioè, non riesco a capire dove sono. Ah, qua siamo connessi. Oltre no. Allora, là vedo della roba distrutta probabilmente da qualcuno che ha avuto la malsana idea di attraversare il fiume come ho fatto prima, ma però a cui è andata comunque male, peggio. Non vedo più... me le dice di là, ma... non ne vedo. Eccole! Zitto, 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 per l'amor di Dio. Fermo. Fermo. Che poi si può anche agitare il nostro BB, che è il bambino lì all'interno di quella bottiglietta legata al petto. Adesso faccio risalire un po' il fiato, poi adesso veniamo sgamati così, quindi appena mi allontano un po' torno silenzioso. Ok. Poi bisogna fare attenzione perché in queste zone, in queste situazioni, vi capiterà di perdere di vista la mappa e finire in zone completamente diverse. No, fortunatamente no, perché stiamo seguendo il fiume, quindi anche sbagliare è difficile. Comunque dovrebbe essere dietro. Sì, dovrebbero essere... no, qua però mi indica davanti, quindi... no, il BB è agitato. Abbastanza agitato. Eccoli! Fermo. Fermo. Facciamo attenzione. Ci allontaniamo un po'. Adesso respiro. Eccoli. Respiro di nuovo. Stiamo rallentando tantissimo il nostro viaggio, però là vediamo già la destinazione, quindi a sto punto non la prendiamo così larga come avevamo pianificato. Merda. Forse è finito, ok. Ok. Poi il BB se si agita dobbiamo staccarlo e cullarlo, proprio per farlo stare tranquillo. Qualcosa non va, Sam? Non lo so, forse il BB non sta bene. Non c'è da preoccuparsi. Le funzioni vitali sono sospese al momento, ma verranno ripristinate. Posso procedere alla sua manutenzione in qualsiasi centro logistico. Fa presto però. Ok, andiamo a consegnare. Credo siano... vedete che in basso a sinistra c'è quell'indicatore. Lì è lo stress del BB. E... adesso è un evento voluto dal gioco. Però se lo stress sale, lo stacchiamo, lo culliamo un po' e... vediamo adesso se riusciamo a correre un po'. Quando lo stress del tuo BB supera il... ecco, ci spiega. Scatena la produzione di sostanze dannose che in pratica spingono il corpo ad attaccarsi da solo. Si chiama autotossiemia. Se il BB non funziona, vai nella tua stanza privata e vedi se l'incubatrice lo rimette. Sì, è quello che faremo. Oh, abbiamo un mezzo lì, è nostro. L'ha lasciato qualcuno? Sì, l'ha lasciato sto tizio qui. Benjamin Hancock, anche se visto il nome mi sa che è un nome di un utente. Comunque, metto il mi piace. Pariamo più che posso, gliene do un po'. Apri il menu carico. Posso prendere la moto? No, non c'è carico sulla moto. Non credo di poterla prendere. No, allora è voluto dal gioco, sì. Ah, ci serve un generatore per farla funzionare, va bene. Beh, intanto siamo arrivati, quindi adesso la porta si apre, scendiamo. E andando su quella piattaforma circolare, la nostra consegna viene completata. Anzi, tra l'altro, qui consegniamo. E poi... qua consegniamo, almeno... che io non abbia sbagliato destinazione.
E poi possiamo scendere. Effettua il carico richiesto. Conferma. Non ho consegnato tutto. Vedo solo tre casse. No, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Loro, da quello che ho capito, ma non so ancora, quindi è una supposizione, abitano sottoterra, quindi si mostrano solo con ologrammi per non farsi, diciamo, vedere o toccare da me. Rimangono, insomma, isolati. E quindi, tecnicamente, noi abbiamo fatto un favore a loro e poi loro accetteranno di unirsi alla rete chirale. Poi, noi siamo anche abbastanza rinomati come corrieri, ma credo che questo lo scopriremo nel corso della storia. Ora, la solita valutazione su tutto quello che abbiamo trasportato, abbiamo fatto 2,2 km, abbiamo fatto veramente fatica all'inizio perché ci siamo quasi uccisi nel fiume. Abbiamo guadagnato un bel po' di mi piace, abbiamo preso un po' di livelli da corriere. Ora li connettiamo alla rete e andremo a vedere anche tutti gli oggetti che hanno lasciato gli utenti qua nella zona. La zona che, appunto... Questi viaggi sono anche abbastanza semplici all'inizio, quando poi dovremo affrontare zone molto impervie, scalare montagne, così diventerà fondamentale anche utilizzare chiodi da scalata, insomma scale, cose del genere, decidendo poi se lasciarli per altri utenti o no. Stiamo iniziando ad avanzare nell'America, andando avanti. Nuovo collegamento stabilito, centro logistico. Ok, perfetto, abbiamo connesso un'altra zona. Ora accederemo alla zona... Ok, possiamo... Ogni volta che sblocchiamo qualcosa, vedete adesso vediamo più zone intorno, lasciate da utenti, cartelli e strumenti lasciati. Siamo nella rete chirale. Perfetto. Ora accederemo alla nostra stanza privata dove metteremo a posto il BB e potremo bere un po' una Monster Energy e lavarci, insomma è importante anche quello perché lavandoci, facendo i nostri bisogni corporali, tutti i nostri elementi corporei verranno analizzati e il gioco comunque, soprattutto lui e il dottore, adesso io non vi dico nulla dei personaggi, questi due in pratica, ci informeranno sul livello di tossine, insomma una cosa del genere che abbiamo all'interno del corpo. Ora, io rimango sempre comunque sul vago perché non voglio spoilerarvi troppo, però a riposo nella stanza privata, no, vorrei sì, vorrei andare nella stanza privata. Non mi lascia entrare, sì, ok, adesso sì. Sì, dicevo, sarò sul vago perché appunto lo spoiler in questo gioco, che è un gioco che comunque è un'esperienza, Deadman, è inutile. Sei? Serve aiuto? Ok, Sam, stacca la capsula e collegala all'incubatrice. Infatti non sapete nulla di quello che sto facendo, del presidente degli Stati Uniti, non vi ho detto nulla perché è voluta questa cosa perché ovviamente non ha senso che vi racconti la storia. Sapete per certo che c'è una situazione critica in tutto il mondo, c'è stata l'esplosione, lo diceva nell'episodio scorso, la gente è rinchiusa in queste città, ci sono queste poche persone che trasportano le merci da una zona all'altra, ci sono queste entità, si sa, l'unica cosa che vi dico è che i corpi adesso quando muoiono esplodono, quindi vanno inceneriti per tempo, perché comunque sia esplodendo che incenerendo mettono nell'aria quelle entità nere. Acquisisci la capacità di percepire le CA. Queste capsule sono ideate per simulare... Lui è un ologramma perché non è qua al momento. Lui è rimasto nella città principale, nella capitale, quindi comunicherà con noi tramite questi ologrammi. Di trovarsi dentro un utero. Tuttavia
riusciamo ad ingannarli solo per un certo lasso di tempo. È per questo che dobbiamo aggiornare periodicamente i dati ambientali, sincronizzandoli con la madre esanime attraverso la rete chirale. Guarda. E vorrei anche rispondere al tizio che ha detto che questo gioco è un è una trollata di Kojima. Diciamo che una cura del genere per una trollata sarebbe quantomeno stupido. Poi non parlo da fanboy perché fanboy non sono, però cerco di analizzare un gioco che senza ombra di dubbio sembra fatto veramente bene. Non parlo di noia, non parlo di quanto è un gioco interessante, ma fatto bene, quello è innegabile. L'autotossemia non si verificherà così rapidamente ora. Ora, abbiamo visto una cutscene, abbiamo visto uno dei primi viaggi del gioco, forse il terzo o il quarto che faccio in questa partita, però giusto per farvi vedere, sono completamente privi di gadget, non abbiamo usato assolutamente nulla, però la base è questa, ovviamente dovete pensare al gioco senza io che parlo, insomma, ma con tutti i rumori ambientali e le frasi sue, i suoi respiri, i suoi affanni e le frasi che ci arrivano via radio da altra gente. Ora, io taglierò qui perché spesso si trovano anche delle cutscene piuttosto lunghe, quindi ci si rilassa, è un po' come guardare anche una serie TV tra una partita e l'altra. E pieno di mistero, quindi lo scopriremo. Per intanto io chiudo qui il secondo episodio su Death Stranding, io direi di chiudere qui la serie di gameplay. Magari farò in futuro un video di conclusione, insomma, su quello che penso io definitivamente, mostrandovi magari una parte di late game. Ditemi anche voi sotto nei commenti se siete d'accordo o se non volete proprio più vederlo. Insomma, io sono stato orgoglioso di poterlo portare, è un gioco che a me piace, è un gioco da giocare in determinati momenti, in determinati mood, nel senso quando avete l'adrenalina in corpo non giocate a questo gioco, insomma, però quando volete continuare a vedervi l'esperienza, come andare avanti con una serie TV, questo è il gioco secondo me giusto. Ora, qua siamo nella nostra stanza, possiamo fare varie cose, vedere i modellini che abbiamo dietro, bere, riposare, andare in bagno, fare la doccia, insomma, fare quello che vogliamo. E questo funge anche da, diciamo, save e funge anche di punto di connessione tra una missione e l'altra, dove ci rimettiamo a posto, insomma. E ci sono anche tutte le fasi animate di video di gioco, con sogni che fa lui. Ma non ho intenzione di spoilerare nulla, quindi chiuderò qui, non specificherò nient'altro. Ciao ragazzi e alla prossima. Ciao ciao.